Io adesso chiedo a Alberto Paleardi, che è presidente della neo istituita commissione consiliare per il torrente Lura del comune di Saronno, innanzitutto di farci un focus adesso, con la lente di ingrandimento andiamo a guardare quello che è accaduto a Saronno, in particolare all'Ura di Saronno, e vorrei chiedergli anche quali sono, secondo lui, le criticità ancora aperte sul territorio saronnese, non dimenticando appunto che il Lura fa parte poi di un bacino più ampio, per cui benissimo fare un focus sul torrente Lura, ma poi dobbiamo andare a analizzare tutto il bacino dell'Olona, che è un bacino molto più vasto, che ha problematiche varie. È a volte anche un po' difficile da gestire nel suo complesso. Grazie prima di tutto alle persone che sono venute a intervenire in questa bella serata organizzata da Lega Ambiente, e mi chiedo scusa se non sono bravo come gli altri oratori che sono venuti prima di me. Non è la prima serata che vengo a partecipare ad assistere quando si parla dell'Ura, e sono sempre uscito da queste serate con una sensazione che bello è l'Ura, tutto a posto, tutto bello. E poi facevo 2 giorni con gli stivaloni camminando nell'Ura Saronno. Questa volta ho anticipato, sono andato 2 giorni prima di venire a questa riunione a camminare nell'Ura, quindi tranquilli, se avete visto qualcuno ero io. Beh, vi posso dire tranquillamente che l'Ura Saronno è un rigagnolo rosso, maleodorante, pieno di schiuma. Se ci metti dentro la mano, questa si riempie di puntini rossi, lo sanno bene di me, come me, gli amici di Legambiente che hanno fatto della canoa da Lomazzo fino a Saronno. Io ho avuto solo la conseguenza, dato i puntini che sono passati, di 3 verruche al piede destro. D'altro canto, non posso esimermi, ed è una spiegazione che chiedo sempre da anni, da leggere dal contratto di Fiume, no, di Manzellura, primo quadro conoscitivo, questo passaggio in cui viene detto che ci sono concreti rischi per la salute delle popolazioni vicinali e degli utilizzatori delle acque irrigue. Qualcuno prima o poi mi darà una risposta, ma so già chi lo farà. Che dire poi dell'attività della Commissione Lura Saronno? Beh, abbiamo fatto chiudere tutti gli scarichi abusivi, come venivano assegnati prima a Saronno, con questi 2 dati che vi do, tenete ben presenti: 2 mesi di lavoro e 15.000 euro di spesa. 2 mesi, scusate, 2 mesi e 15.000 euro. Abbiamo con tempo chiesto alla provincia di Como successivamente cosa avessero fatto degli altri scarichi presenti a nord della provincia, a nord di Saronno. Abbiamo protocollato una richiesta, abbiamo evidenziato gli 21 scarichi presenti nel contratto di Fiume, con tante fotografie, codici, eccetera, eccetera, quello che volete, e abbiamo chiesto cosa ce n'è di queste 21 fotografie dove si vede che l'acqua viene recapitata nel torrente. Beh, abbiamo avuto 8 risposte su 21, di cui una si ammette che è uno scarico abusivo. E tutti gli altri? Fatta questa premessa, parlo da un punto di vista prettamente personale. Quest'estate mi chiedevo, quando ero al mare, se aveva ancora senso oppure no tenere in piedi una commissione con una proroga al 2027 degli obiettivi di qualità. E allora mi sono detto no, non ha senso. L'ultimo atto della commissione che io volevo fare era chiedere il cronoprogramma degli interventi, che è previsto da legge per arrivare al 2020, al 2015-2023, avere la proroga, renderlo pubblico ai cittadini, di tutti i cittadini presenti di tutti i comuni afferenti sul torrente Lura, in modo tale che potessero controllare. È stato detto che si fa questo, è stato fatto, non è stato fatto, non è stato fatto. Allora mi sono mosso un po' a mio modo, cioè, avendo qualche amico che fa il consigliere regionale, ho chiesto: informatevi, fatemi dare questo programma, io chiudo, mettiamo qua. E ho chiesto, faccio anche i nomi ai consiglieri che ho chiesto a un consigliere del PDL, consigliere Rienzo Arzi, che poi è diventato presidente della commissione territorio della regione, e al consigliere Alfieri. Beh, che cosa ho scoperto? Ho scoperto che questo cronoprogramma ad oggi non c'è. Tant'è vero che ancora nell'ultima relazione del 2 novembre, fatta dal contratto di Fiume, nella relazione che viene adesso, viene ammesso che questo cronoprogramma deve essere ancora stilato. Ma se non c'è il cronoprogramma, come dice la normativa di legge, l'articolo 77,6, non c'è la proroga. E qui mi devo ancora scusare con voi, perché sono un po' un somarello.
perché non avevo letto bene gli articoli di legge. Perché gli articoli di legge dicono quanto segue. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono, entro il 31 dicembre 2008, quindi 4 anni fa, ogni corpo idrico superficiale classificato a tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di sufficiente. Arpa prima diceva che siamo pessimi o scarsi, ma la legge dice sufficiente. Ma ancora di più, io mi sono permesso di sentire 6 avvocati, no? E mi ha detto, ma questo termine di sufficiente è prorogabile? Eh no, almeno ha detto questi avvocati. Anche perché il comma 6, sempre l'articolo 77, dice le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015. E l'altro, se una legge dice che viene prorogato un termine, l'altro non viene prorogabile, non è prorogabile. Quindi l'acqua salonno dovrebbe essere sufficiente. Cosa dice ancora la normativa di legge? No. La normativa di legge, l'articolo 101, comma 1, dice che gli scarichi non è sufficiente che rispettino le tabelle allegate, eccetera, eccetera. Quello è il minimo. Gli scarichi provenienti dai depuratori e da tutte le altre cose devono essere configurati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. E come minimo rispettare le tabelle. Quindi, quando si dice che vengono rispettate le tabelle, a me non me ne frega assolutamente niente, la legge dice una cosa completamente diversa. A questo punto, cosa dire? Beh, dire che qua a Salonno i sindaci che sono candidati nel 2010, tutti quanti avevano firmato una lettera in cui dicevano che era contrario alla proroga 2027, soltanto una persona a Salonno si è detta che era favorevole alla proroga 2027, non faccio nomi, ho provato sulle altre cose, poi quando gli è stato detto ma perché... gli altri sindaci sono tutti matti, hanno firmato questa roba qua, risposta non so perché. In quest'ottica la commissione da me riunita si è detta cosa facciamo e si è detto questa posizione qua. Tutto ciò premesso, come più o meno ho detto voi, non ho diritto di dirvi quanto abbiamo deliberato all'unanimità, tranne una persona, anche qua c'è sempre qualcuno che va un po' controcorrente. Tutto ciò premesso, la Commissione Eura ritiene che sussistano le condizioni, se non l'obbligo, per cui l'amministrazione del Comune di Saronno si attivi presso gli organi giudiziari competenti al fine di esporre la situazione e di impegnarsi sin da ora a richiedere i danni qualora le autorità giudiziarie rivelassero la responsabilità. È ovvio che questi soldi non verrebbero finiti a sanare le casse del Comune di Saronno, ma dovrebbero essere messe a disposizione, eventualmente ce ne fossero, venissero avvisate della responsabilità, messe a disposizione a nord di Saronno per gli interventi che servono. A Buon Marco servono 14 milioni per fare un impianto come dovrebbe essere fatto. E questo può essere un sistema che tutto sommato, come spesso vengono ventilate le sanzioni europee come mezzo coercitivo per un'azione immediata, per poter anticipare la proroga del 2027 dell'obiettivo buono che attualmente non c'è. Tenete presente che poi la normativa di legge dice che se è troppo difficile arrivare all'obiettivo sufficiente può essere buono, può essere ridotto l'obiettivo di cosa. E però è vero che questo obiettivo sufficiente così imposto e non prorogabile secondo noi è una peculiarità della normativa italiana che non si riscontra nella direttiva europea. Io non ho capito esattamente, andiamo alla bagna, non ho capito esattamente cosa intende fare il comune di Saronno per aiutare gli altri comuni o spingere gli altri comuni a fare in modo che questi scarichi abusivi vengano eliminati. Cioè ho sentito tante parole e non ho capito il significato. Allora i comuni di Saronno per aiutare a spingere le altre amministrazioni a intervenire in terapie brevi, visto l'assenza di interventi in questi anni dove molta gente ha guadagnato sull'inquinamento dell'Ura, ha intenzione di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Quando? Doveva essere già presentato alla Procura della Repubblica, il problema è che l'estensore era stato malato per 10 giorni. Grazie.